Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo nuovo video vi parlerò di tutte le modifiche, le migliorie che ho fatto alla mia Honda Transalp 650 del 2004. Ho parlato di migliorie e non di elaborazioni perché quelle comportano uno sconvolgimento quasi totale della moto e che vi farò vedere alla fine del video. Vi mostrerò delle Honda 600 e 650 completamente rielaborate, bellissime ma anche costosissime. Ma ora iniziamo, partiamo dalla parte frontale della moto e andiamo indietro. Tutti gli accessori che monto li trovate sotto nei link in descrizione del video. Allora, prima modifica: sensore Bluetooth di pressione e temperatura gomme. La Transalp monta gomme con camere d'aria. Chiaramente il sensore di pressione delle gomme è molto più utile se monti delle gomme tubeless, perché con la gomma tubeless, se c'è, ti entra un chiodo, lo sgonfiamento è molto più lento rispetto a una gomma con camera d'aria. Ma nonostante ciò, trovo che comunque sia utile, perché se magari prendi un chiodo lungo la strada e non è troppo grande, oppure è appunto una punturina sulla gomma e la gomma si sgonfia lentamente, tu vieni avvisato magari qualche secondo prima della perdita di pressione della gomma, fai in tempo a fermare e accostarti piuttosto che affrontare una curva e uscire di strada con la gomma sgonfia magari. I due tappini comunicano in Bluetooth con uno schermo che io ho fissato davanti al cupolino della moto e quindi indicano la pressione e la temperatura delle gomme. La temperatura è poco importante saperla, quella delle gomme, però c'è un fattore aggiuntivo molto interessante. Chiaramente la gomma dietro si scalda, quindi la temperatura della gomma dietro rispecchia proprio quella della pressione interna del pneumatico, però per qualche motivo la temperatura della gomma anteriore non sale di così tanto e rispecchia quasi completamente la temperatura ambiente. Io varie volte ho fatto il controllo con i termometri di altre moto, con un termometro che vede in giro nelle farmacie o con un termometrino che io avevo montato sulla moto, la temperatura era sempre o uguale o svariava in eccesso di mezzo grado, quindi per me va benissimo. E quindi con sensore di pressione gomme ho anche un termometro sulla moto di cui il Transalp chiaramente di serie non è dotato. Ora passiamo a un aspetto molto importante, fondamentale per la moto, che molte persone trascurano: i tubi dei freni. Allora, innanzitutto parliamo del liquido dei freni, che per manutenzione e per massima sicurezza andrebbe cambiato ogni 2 anni, perché ha delle caratteristiche per le quali assorbe l'umidità dall'ambiente, quindi perde le sue caratteristiche e potrebbe appunto non risultare sicuro. Costa talmente poco che vale assolutamente la pena fare la manutenzione regolare. Per quanto riguarda invece i tubi dei freni, il Transalp è del 2004, aveva dei tubi dei freni in gomma, pensate, del 2003, erano 18 anni che erano montati qua, e siccome sono appunto fatti da diversi strati di materiale, magari il tubo si rovina all'interno e tu dall'esterno non vedi nessun danno, quindi continui a usarlo mentre magari il tubo dentro è marcio. Io li ho montati in treccia, è un materiale aeronautico da quello che ho saputo, sono eterni, sono dell'accossato, mi sono costati credo 160-180 euro, ma chiaramente sui freni io non transigo e voglio il massimo. Migliorano anche la frenata un po' sulla reattività, però soprattutto questo punto qui non soffrono di nessun effetto di deterioramento come invece i tubi in gomma. Poi ho montato questi piccoli faretti a led, non tanto per farmi luce ma per essere più visibile sulla strada. Hanno varie modalità, hanno anche quella del lampeggio intermittente, quindi possono essere utili in situazioni di emergenza. Li ho pagati 30 euro non avendo nessuna aspettativa, devo dire che sono 2 anni che li montano, ho preso neve, pioggia, sale, freddo, caldo, hanno sempre funzionato, quindi sono veramente soddisfatto. Se si rompono sai quello che hai pagato. Continuando nel nostro viaggio, passiamo alla forcella anteriore. La forcella anteriore del Transalp è un punto debole, si sa che non è un granché. Io non l'ho cambiata, ho tenuto quella normale originale, ho cambiato le molle al suo interno. Le molle originali Honda sono normali molle, come avete sempre visto le molle. Ho messo delle molle progressive della Hyper Pro, costo circa 160 euro. Progressive vuol dire che non hanno sempre lo stesso passo tra una spira e l'altra. Nella parte finale le spire sono più strette, in modo che quando la forcella affonda completamente arriva nella parte della molla in cui le spire sono più strette e quindi diventa più dura. Devo dire che ho notato un miglioramento sulla stabilità della moto in strada. Per quanto riguarda invece il faro davanti, c'è una griglia coprifaro più per motivi estetici che altro. Può essere utile se proprio ti schizzano dei sassi in off-road, a volte magari mi è stata utile se ti sorprende
passa qualche moto e ti tira una scarica di sassi addosso, ti protegge il faro. È una cosa artigianale, la fa un signore toscano che si chiama Fabio Goffi, lo trovate su Facebook, sui vari gruppi Transalp. Mentre per quanto riguarda il faro davanti, ho cambiato la lampadina e l'ho messa a LED, sempre per una questione di maggiore visibilità sia mia sia verso gli altri. Anche questo cupolino scuro è fatto da Fabio Goffi, è artigianale. La caratteristica più comoda è questa sbarra qua sopra che mi permette di posizionare il telefono o le GoPro, è veramente comodissima. Per quanto riguarda invece la visibilità, anche se è completamente scuro, a me non dà problemi, ci vedo oltre, diciamo che vedo da 1,5 metri di distanza dalla ruota in poi. Chiaramente se vai in moto 1,5 metri di distanza lo copri in una frazione di secondo, quindi se ci fosse un ostacolo a 1,5 metri di distanza ormai non lo eviti. Comunque anche quando ho guidato l'Africa Twin Adventure Sports, che davanti ha tutto trasparente, non ho notato nessun tipo di miglioramento, nel senso che comunque la mia visione quando guido la moto è a 3 metri dalla moto in poi. Andando avanti, ho montato chiaramente dei paramani, perché i paramani originali del Transalp non proteggono le leve. Questi qua sono il modello Acerbis Rally Brush, sono in plastica. La moto mi è caduta varie volte quando ho fatto off-road al Queen Trophy, però non si sono mai rovinati, hanno sempre protetto le leve. Naturalmente non hanno l'anima in metallo, l'alternativa costosa sono i famosi Bark Busters, che hanno l'anima in metallo, oppure ce n'è uno cinese che sono identici ai Bark Busters, che mi sono arrivati a qualche giorno, devo montarli anche se non sono molto convinto dell'estetica. Li trovate sempre nel link in descrizione, mi sembra che costino 35 euro, sono identici ai Bark Busters, costano un terzo, non male. Poi c'è chiaramente una caratteristica importantissima, la barra paramotore. Questa qui è di Ricky Cross, non so chi sia, credo che sia uno che fa componenti per le Transalp, era già montata quando l'ho comprata. Caratteristica fondamentale che ha il traversino che va da una parte all'altra della moto, quindi il paramotore non subisce deformazioni, è veramente veramente robusto, mi ha salvato la carena tutte le volte che sono caduto. Rimanendo sempre nel campo delle protezioni, il paracoppa fondamentale, questo qui bellissimo in alluminio, è fatto da Stefano Falsiroli, è un artigiano bravissimo, anche una ottima persona, che purtroppo non li fa più. Si trovano di altri artigiani, anche di Fabio Goffi li fa, e della Tuartec, spero di pronunciarlo bene. Prezzo più o meno sui 160-180 euro, è un bel accessorio estetico, fondamentale se fate fuori strada, perché se vi arriva un sasso sotto la coppa dell'olio ve la spacca. Originariamente la Transalp lo aveva di plastica, che secondo me è veramente bruttino. Altra cosa secondo me importantissima, la maggiorazione sul cavalletto laterale. Qui estende la base di appoggio del cavalletto laterale in modo che così puoi parcheggiare in terreni in cui la moto affonda ancora. Poi abbiamo le pedane di appoggio artigliate in metallo, queste le ho messe per quando faccio fuori strada, c'è fango, chiaramente offrono una maggiore aderenza. Le pedane originali del Transalp 6,50 sono in gomma, mentre quelle del 600 sono in gomma, ma se togli la gomma sotto c'è l'artiglio, quindi fantastiche. Poi qui abbiamo il para carter in alluminio, sempre by Fabio Goffi, anche questo qui. E questo qua è il paracatena, queste sono modifiche prettamente estetiche, questa qua l'ho presa su eBay, c'ha la scritta proprio Transalp. Tornando sopra alla guida, io utilizzo il cellulare per navigare, non ho nessun navigatore stradale, quindi questo qua è un portacellulare da 15 euro cinese, fa il suo lavoro, non ho mai avuto nessun problema, nemmeno con le vibrazioni. Altro accessorio cinese secondo me fantastico è questo sacchettino portachiave che ho scoperto da un mese. Io prima avevo tutto questo malloppone di chiavi, che sono le chiavi delle borse, le chiavi del bauletto dietro, l'antifurto satellitare, che mi andavano tutte in giro, invece adesso tutte le metto dentro questo sacchettino e non mi danno fastidio né graffiano da nessuna parte. 10 euro, fantastico. Poi naturalmente ho la presa dell'accendisigari da 12 volt, ormai su moltissime moto è di default, non su tutte, tipo il Tenere 700 non ce l'ha. Io la considero una cosa assolutamente fondamentale, perché quando vado in moto il mio cellulare deve essere sempre carico, quindi o avete una presa da 12 volt o vi portate dietro una power bank proprio per questioni di sicurezza. Poi altro upgrade fondamentale che ho sempre sottovalutato da quando guido la moto, il manubrio. Non mi era mai venuto in mente di cambiare il manubrio. Poi ho visto che qualcuno l'aveva fatto, mi sono informato un po' sulle ditte migliori, è nata questa collaborazione con SRT Factory, azienda italiana, che mi ha mandato questo manubrio in Ergal, che è una lega di alluminio. Il mio manubrio è a sezione variabile da 28 a 22, vuol dire che al centro è più largo e ai bordi è più stretto. Ti forniscono anche loro i riser sempre in Ergal. Sul sito c'era scritto che diminuivano le vibrazioni, effettivamente è così. Non so come mai, se volete sapere i principi fisici
classici, sul loro sito c'è proprio il manuale del manubrio in cui spiegano appunto tutta la storia che c'è dietro dei manubri, come li fanno loro, come li fanno le case produttrici. Però devo dire che a me, non soltanto aumentando un pochino la larghezza del manubrio, quindi ha aumentato l'effetto leva, però devo sentire proprio che le vibrazioni, loro dicevano che diminuivano di un 25%, devo dire che effettivamente è così. Non so spiegarvi, ripeto, il principio fisico, ma effettivamente mi sono trovato da subito visto il miglioramento. Questo ve lo dico dopo aver guidato questo manubrio per 2000 km. Poi, tenendoli in mano il vecchio manubrio in ferraccio del Transalp e questo nuovo manubrio SRT in Ergal che pesa la metà, cioè proprio dal giorno alla notte. Poi, altro grande upgrade, ho cambiato la sella del Transalp. Qui ragazzi siamo ai vertici, come per il manubrio dell'eccellenza italiana, SR Sellerie, azienda di Brescia, capacità costruttiva, qualità costruttiva al top assoluto. È come passare, rispetto alla sella originale, da uno sgabello a un divano, nel senso proprio non c'è nemmeno paragone. La fanno in diversi tipologie di rivestimento, in base alla vostra moto, in base al vostro peso, quindi i prezzi possono variare. Anche lì la cosa migliore è mandargli un'email, dirgli di cosa avete bisogno, cosa volete, e le fanno persino riscaldate, quindi ci sono molte opzioni che potete scegliere. A me l'hanno fatta personalizzata, appunto con la scritta Transalp, bellissima. Devo dire che sono veramente veramente più comodo. Altro enorme upgrade, il mono ammortizzatore. Io avevo ancora quello originale del Transalp, quindi anche questo qui era risalente al 2003. A me sembrava che fosse un po' andato, poi anche il meccanico mi ha detto guarda che l'ammortizzatore è veramente scarico, quindi ho deciso di cambiare. E anche qui, visto che ho deciso che non venderò mai il Transalp, ho deciso di investirci e ho preso un ammortizzatore buono della Bitubo, anche qui marca italiana. Come range di prezzo per cambiare il monoammortizzatore, diciamo che partiamo dai 350 euro fino ad arrivare alla cifra folle di 800 euro degli Ohlins. Altra piccola cosa che ha questo ammortizzatore, ha una rondella che puoi regolare, puoi metterlo soft, hard o intermedio, quindi puoi decidere la reazione dell'ammortizzatore a seconda che tu vada su strada o in fuoristrada. Io l'ho lasciato per adesso nell'intermedio e non ho mai avuto problemi, anche se è più o meno 1000 km che ce l'ho su. Questo pezzo di plastica che vedete qui dietro, invece, se avete un Transalp vi consiglio assolutamente di montarlo. Come vedete, protegge il monoammortizzatore dai sassetti o schizzi che può lanciargli la ruota, e protegge anche il forcellone. È una protezione aggiuntiva che secondo me è veramente ben pensata. Strano che non ci abbia pensato Honda all'epoca. Poi qui c'è una modifica estetica. Queste qui chiaramente non sono le frecce originali del Transalp. Il Transalp ce l'ha molte più lunghe di lato e le ho tolte perché sennò non potevo montare le borse laterali, perché appunto andavano a sbattere con le frecce. Queste sono molto più piccoline, molto più belle esteticamente. Questa qui è comodissima, è una cassetta porta attrezzi, la faceva sempre Falziroli, credo che lo faccia anche la Givi. Comunque è veramente veramente comoda, perché ci metti dentro un po' di tutto, insomma è un vano veramente comodo. Anche se devo dire il Transalp 650 è studiato benissimo, perché sotto la sella c'è un altro vano dove ci possono stare degli attrezzi, anche quello risulta veramente comodo. Poi ultima modifica, ma è più relativa alla sicurezza che alla funzionalità della moto: il Transalp è protetto da un antifurto satellitare che è il Tracting, altra azienda italiana. Ci ho fatto un video specifico apposta, ve lo lascio qua in alto a destra. Ah no, altre due modifiche che però non ho fatto io, aveva fatto il proprietario precedente. Il filtro dell'aria è della K&N ed è un filtro lavabile, non come quello di serie che va semplicemente sostituito. Da quello che so io, aiuta la moto a respirare di più. Non chiedetemi come mai, ma è un filtro da competizione, quindi probabilmente è meglio di un semplice filtro di carta. Altra cosa che è stata fatta dal proprietario precedente: ha rimosso la valvola PEIR, che nello specifico getta aria fresca nel tubo di scarico, quindi serve per bruciare la miscela incombusta, e quindi è un sistema fondamentalmente antinquinamento. Da quello che mi ha detto, ha rimosso la valvola PEIR perché così il Transalp non aveva problemi di carburazione ad alta quota. Io col Transalp sono andato più alto dello Stelvio, c'è sul canale il filmato della strada più alta d'Europa, anche questo te lo lascio in alto a destra, e non ho avuto vuoti. Chiaramente non sono andato ad alte velocità, andavo a 60-70 al massimo. Sicuramente se ci avessi
avessi dato dentro col gas avrebbe avuto vuoti, perché è proprio un principio fisico che una moto a carburatore, se è carburata all'altezza del mare, non può avere la stessa carburazione quando ci sono quasi 3000 metri di quota in più. Comunque nei passi normali, diciamo ad altezze regolari per le Alpi, 2000-2500 metri più o meno, tipo io se vado sul Sella che è 2002 qualcosa, non ho mai avuto nessun problema, proprio zero, non me ne accorgo nemmeno. Tutte queste modifiche hanno chiaramente migliorato una moto che nasce già di per sé robustissima. Chiariamoci, se voi prendete un Transalp 650 di fabbrica e non gli fate nulla, è comunque una moto divertentissima e va benissimo, per carità. Io il vantaggio fondamentale che ho avuto è appunto cambiando questa combo delle molle, dello sterzo e del mono dietro, ho veramente sentito una stabilità veramente maggiore. Piccolo esempio, quando sono in autostrada, quando arrivavo sui 120 sentivo che la moto iniziava a essere leggermente instabile. Adesso l'altro giorno ero in autostrada, era a 130 quasi, non me ne accorgevo. Sempre il problema è il Transalp che non ha la sesta, quindi a 130 sei a quasi 6000 giri e consuma tantissimo, però era veramente stabile, devo dire. E qui ragazzi io mi fermo, nel senso che qualsiasi altra modifica esula dal miglioramento, e passiamo proprio all'elaborazione. Cosa intendo per elaborazione? Intendo proprio dei cambiamenti radicali alla moto che la stravolge. Della moto originale rimane forse solo il motore, quindi cambi le carene, cambi la forcella davanti, cambi completamente le sospensioni dietro. Ecco, lì parliamo proprio di passione nell'elaborazione, quindi arriva un punto in cui ci spendi talmente tanti soldi che ti costa più di una moto più moderna e nuova. Quindi io ho sempre pensato, se devo fare tutte queste elaborazioni, piuttosto mi compro una moto moderna che tenermi il Transalp, che comunque, ripeto, non venderò mai. Ultimo dettaglio che sicuramente mi chiederete: che gomme monto? Monto le TKC70 della Continental, sono al secondo treno di gomme, ne parlavano tutti benissimo, ho voluto provarle e veramente mi sono trovato da Dio. Sapete che utilizzo la moto durante le 4 stagioni, mi danno una sicurezza veramente veramente elevatissima, vanno benissimo su strada e su sterrato leggero. Se devi fare off-road pesante come il Queen Trophy, in quel caso lì ho montato le TKC80 sempre della Continental, e in quel caso lì la moto si trasforma veramente in un cingolato. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero che ti sia piaciuto, sia stato interessante. Se hai un 650 magari ti è stato anche utile. Ti ricordo di iscriverti al canale, se ancora non ti sei iscritto lasciami un like se il video ti è piaciuto, e vedrai che fra poco ci saranno un bel po' di novità su cose, sia per quanto riguarda i posti sia per quanto riguarda le moto. Ci vediamo alla prossima, ciao.